E un calorosissimo e sincero boia de mau a tutti gli iscritti di Sala Giochi 1980. Ciao ragazzi, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buonanotte a seconda di quando guardate questo video. Siamo ancora qua alla nostra rubrica Ma che bella scoperta ragazzi. Oggi puntatona numero 31. Pensate un po' ragazzi, andiamo a giocare un grande, grandissimo remake di un gioco che sicuramente, anzi di una saga che sicuramente ha fatto la storia, ma andiamo un attimo per gradi ragazzi. Parliamo di Turrican, non so come si pronuncia, non ce ne frega di questo ragazzi, che è un assoluto capolavoro che è stato sviluppato da Manfred Trenz per Commodore 64 ragazzi nel 1990, pensate insomma, tanti anni fa, e poi è stato riportato chiaramente su Amiga con una grafica sicuramente migliorata, però comunque il gioco originale nasce per Commodore 64 appunto nel 90. Il gioco, grazie al grandissimo successo insomma che ha avuto, sicuramente ha generato altri seguiti che sono appunto Turrican 2 The Final Fight, Turrican 3, Super Turrican, Mega Turrican, insomma, che poi non seguono sempre il filone principale della saga. Comunque sia, si tratta sempre di giochi spin-off oppure giochi insomma che fanno seguito al Turrican originale, e per diverse insomma console tipo Super Nintendo, per Mega Drive, per Amiga appunto sono usciti diversi Turrican. Diciamo che molti anni dopo, parliamo intorno all'inizio degli anni 2000, quindi 10 anni dopo l'uscita di Turrican, due grandissimi fans di questo grande titolo, di questa grande saga, che rispondono al nome di Poke53280, si chiama proprio così i due sviluppatori che hanno, sono fans e sviluppatori di questo gioco, iniziano a lavorare insomma a questo titolo che appunto è Hurrican. Tolgono la T e mettono la H anche un po' a significare insomma tornado, se non sbaglio, Hurrican nel tornado, un boia de mau, un twister, quello lì. E pensate che ragazzi, loro ovviamente sono sviluppatori indipendenti che non hanno nessun tipo fine di lucro, e quindi lo sviluppavano durante la notte, durante i weekend, insomma a tempo perso, in 7 anni, quindi l'hanno fatto. Pensate ragazzi che lavoro certosino, dal 2000 iniziano a lavorare, nel 2007 fanno uscire il gioco appunto Hurrican, che funziona su tutti i sistemi Windows e è assolutamente un gioco gratuito. Link in descrizione, lo andate a scaricare, lo potete installare immediatamente e giocare senza dover spendere praticamente una lira, assolutamente. Il gioco è ospitato dal sito Winterworks, che anche questo ve l'ho messo in descrizione ragazzi, che appunto tra cui annovera uno dei fondatori insomma di questo sito, è appunto uno degli sviluppatori di questi pochi 53280 che hanno sviluppato questo titolo. Ragazzi, che vi posso dire, sono state migliorate la grafica, è stato migliorato l'audio, chiaramente un po' aggiornati all'epoca di uscita, parliamo insomma del 2000-2007, quindi insomma la tecnologia ha fatto già dei balzi avanti enormi. E più snob tra virgolette, lo dico, quelli che insomma che hanno un po' la puzza sotto il naso potrebbero dire: ah, ma Turrican è solo uno, Turrican è quello per 64, per Amiga, Turrican 1 e 2, gli altri non esistono e questo non c'ha ragione di esistere. Io ragazzi, che vi posso dire, magari uno che si è stufato a giocare con tutti i titoli della saga principale potrebbe andare a provare questo, visto che è gratuito, visto che lo rendono gratuitamente disponibile. Secondo me insomma è un ottimo surrogato, sicuramente non c'ha nulla a che fare col gioco originale, il fascino insomma che c'aveva il Turrican per 64 è secondo me irraggiungibile, però ragazzi potrebbe essere anche un modo per avvicinarsi per chi magari non lo conosce. Io direi ragazzi, vi ho detto che il link è in descrizione, il gioco è qua, noi andiamo a giocarlo. Allora, ci abbiamo inizia gioco, torna perché avevo fatto una partita, ci abbiamo le preferenze, possiamo andare a impostare il suono, la musica, i controlli, la lingua, i dettagli, eccetera, eccetera. Noi non ce ne frega assolutamente niente, andiamo. Ci abbiamo gioca tutorial, inizia nuovo gioco oppure continua un gioco già iniziato. Io faccio inizia gioco, facile ovviamente. E qua insomma c'è tutta la spiegazione, l'inizio ci dirà quello che dovremo andare a fare. Scusate, sposto il microfono perché ce l'avevo proprio davanti allo schermo, quindi non vedo assolutamente niente. Vai! 2138, da qualche parte nello spazio la nave da guerra è di ritorno da una missione di successo. La prossima fermata per la nave di trasporto truppe è la Terra. All'improvviso Sladri riceve una chiamata d'emergenza dal pianeta Azzurra. O Azzurro. Azzurro.
All'improvviso i soldati ricevono una chiamata di emergenza. Ah, l'ho letto. Terra sotto attacco, tutte le unità disponibili si preparano per la difesa. Razzi di origine sconosciuta colpiscono la terra. Vedete, la grafica insomma è molto molto aggiornata. Alcuni secondi più tardi l'origine dei vigilanti missili viene localizzato il pianeta Takatis. Non ce ne frega, andiamo avanti e andiamo invece a vedere il gioco di che si tratta, perché siamo qui per quello. Perdendo una vita perderai anche il livello, come succedeva. Allora, con che questo si salta e qua si spara, vediamo un po'. Vediamo. Vedete la grafica come è stata migliorata. Qui che c'è dira. Poi che ci sarà? Ci sarà la bomba, come si sparerà? Eccola, la bomba, il muro di fuoco. Oh, il muro, non sparamo di tutto. Adesso io lo sto giocando, ragazzi, con la tastiera. Non ho configurato il pad, ma si può configurare senza nessun problema. Un pad compatibile Xbox, Diavoli Box, quello che vi pare. Insomma, lo potete andare a giocare con il pad senza alcun tipo di problema. Io vi consiglio caldamente di provarlo subito, ragazzi, perché se avete amato il grande, mitico, enorme, indistruttibile, inossidabile Tarrigan, questo, ragazzi, potrebbe essere un buon punto di ritrovo, non di inizio, perché se l'avete già giocato, un buon punto insomma di ripresa da dove l'avete lasciato anni or sono, per andare insomma a riscoprire questo titolo invece per chi magari non l'ha mai visto. Quindi è sicuramente un buon titolo. Io poi vi dico, finché i titoli, ragazzi, sono gratuiti al 100% come lo è questo, non possiamo che elogiare gli sviluppatori che si mettono lì insomma a perdere nottate di sonno, di vita sociale eccetera eccetera, per poter sviluppare questi titoli solo per una questione di passione insomma verso questi grandi titoli. E quindi, ragazzi, è impossibile non dare un elogio. Quassù come si fa? Per volare come si farà? Non c'è il ta... Che era? Ah, questo cambia l'arma. Eccolo qua. Non l'avevo visto. Qua si può cambiare l'arma. Ok, lassù non c'è il rio. Adesso non ci andiamo a impelagare che non era fuori acce, sicuramente. Se no, qua non si può saltare, vero? Lassù non ci si va. Qui, lassù. Forse da qua. Eccolo qua. E chiedo subito immediatamente via, è partito quel diavolo. Qua ci abbiamo le piante carnivore. Bello, secondo me, ragazzi, è molto ben fatto. Poi vi dico, ha richiesto 8 anni di sviluppo, quindi sicuramente si tratta di un ottimo titolo, perché insomma uno che ci perde tutto questo tempo solo per passione è veramente una cosa da... come si monterà lassù, da elogiare. Qui non so come si fa per la trasformazione che diventa navicella, se è possibile, sinceramente. Io, ragazzi, non è che sti giochi li gioco 6 ore e poi dopo faccio la recensione. Io lo vado a cercare, cerco sti titoli perché sapete che ho una passione proprio assoluta per questo tipo, che è qua, per questo tipo di giochi. Insomma, mi piace anche fare ste ricerche, andare indietro nel tempo. Che era quello? Non si sa. Che fate? Qualcosa di... una bomba, niente. E appunto, poi dopo mi piace insomma riproporli per tutti quelli che mi guardano, per tutti quelli che mi seguono, perché penso che siano comunque delle buone cose. L'uscita dall'altra parte insomma ci dice: guarda che stai sbagliando completamente strada. vediamo un po', andiamo avanti intanto. Ah, se tieni schiacciato spara. Io invece 3 ore che mi sto a rovinare i polpastrelli a continuare a fare tic 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 tic, invece niente. Allora, andiamo avanti qualche altro minuto, vediamo ancora un po' di questo Hurrican, ragazzi. Anche il titolo insomma è molto azzeccato secondo me, perché ricorda in pieno quello che è stato il grande Tarrigan. In più se ci aggiunge questa cosa insomma, come ho detto prima, a mo' di twister, di tornado, perché insomma con tutte ste armi, con tutte ste cose, nemici molto vari, grafica sicuramente bella, audio non gli si può dire niente, sicuramente anche questo è un punto a suo favore assoluto. Ecco che io casco, c'ho in effetti, sono andato subito lì. Lassù già abbiamo, vedete, il pannello, già abbiamo l'energia, i punti, già abbiamo le varie armi che stiamo usando, quelle che possiamo cambiare, eccetera, eccetera. Vai! No, ho sbagliato tasto! vabbè, bisogna un attimo prendere mano anche con... Oh, qua? Qua che è un segreto? Bisogna prendere mano un attimo con i comandi, ovviamente, perché... io adesso con la tastiera sicuramente ci avrò un po' più di legnosità, però vi posso assicurare, ragazzi, che è molto molto... No, mi tocca fare tutto il giro, non si scende giù.
niente, lì ragazzi ho sbagliato, ho fatto il giro doppio perché l'uscita è dall'altra parte, quindi bisogna che andiamo a fare... Qua non è che si bucca, no? C'è sta astronave che è caduta. Oh, eccoli! Ah! Come si fa a fare il tasto doppio? Da sotto? No. Come ho fatto a fare il tasto il... niente, c'è un modo per fare il salto doppio? No. Non lo so, dopo bisogna che ci guardate anche voi ragazzi, perché sennò vi spoilerò tutto. Ma c'è il modo per fare un salto doppio, non ho capito qual è. Non ho capito bene qual è il modo per fare il salto doppio. Forse... ah, semplicemente... no, tirando su? No. Oh. No, non lo so. Forse bisogna stare accucciati? No, nemmeno. Non lo so, andiamo giù, non lo so. Ho fatto casino sicuramente. Con sti comandi. Qua ci stanno tutti quanti i vari bonus e power up, ragazzi, da prendere. Comunque, oh, io anche per il momento penso, ragazzi, che possa anche bastare, perché comunque spero di avervi fatto vedere un bel pezzo di questo bel gioco, appunto. Andiamo avanti, vediamo qua. Prima mi ero sbagliato, ero tornato di sopra. Adesso cerchiamo di non fare lo stesso errore. Ah, oh, se fosse una volta che non casco in mezzo alle peggio cose. Vai. Ah, lassù ce n'è un altro. Oh, niente, chi sono cascato di sotto, ho fatto un casino. E vedete, ci sta. Comunque, ragazzi, i livelli molto molto ampi, come era appunto già il gioco originale, quindi non gli si può dire assolutamente niente. Penso che sia un prodotto sicuramente da provare. Poi vi dico, i puritani mi, insomma, diranno: ah, ma no, ma come ci pensi, eccetera eccetera. Però vi posso assicurare, ragazzi, che è un gioco che merita. Guardate un po' che grafiche, che animazioni, insomma, alla fine potrebbe essere un buon surrogato, come dico sempre, un buon surrogato al gioco originale. Niente, ragazzi, chi sotto l'acqua, non so se ci posso stare a vita naturale durante, oppure se mi ammazza e quindi devo riuscire a fuggire. Vedi come salta? Non lo so, c'è un modo per saltare più in alto. Allora raga, dai, vi lascio così, vi lascio così, vi lascio così. Allora, oggi ragazzi, per la nostra rubrica Ma che bella scoperta, ragazzi, abbiamo parlato di Hurricane, questo gioco che è stato sviluppato dai questi due fan della saga, appunto, Hurricane, che si chiamano Poké 53 280. Iniziano a lavorarci nel 2000 fino al 2007 e rilasciano questo gioco gratuito, link in descrizione, quindi ragazzi andatelo a scaricare, andatelo a provarlo, è per Windows, non ha bisogno di nessun tipo di soldino, è tutto completamente gratuito. Grande remake appunto del buon Hurricane del 1990 di Manfred Trenz per Commodore 64. Ragazzi, che vi posso dire, anche oggi non posso che lasciare con un grande, grossissimo, grandissimo, enorme applauso. Ciao!